Il Giappone è un paese straordinario, pieno di bellezza e fascino orientale. Spesso e volentieri mi viene un'assurda voglia di andare a vivere lì, per sempre. Ma spesso e volentieri mi blocco incredulo a vedere anche il lato più strano di questo paese, come per esempio i suoi show televisivi. Eccovene 5 che hanno lasciato sorpreso tutto il mondo. Numero 1. Andiamo verso i confini del mondo. Uno degli show più strani seguiti si chiama Let's Go to the End of the World. Semplicemente i concorrenti sono mandati in giro per il mondo per incontrare persone e vivere incredibili avventure. Bello, no? Beh, sappiate che per la maggior parte delle volte, per intrattenere di più, queste povere persone vengono mandate contro animali feroci, chiusi dentro una gabbia di vetro, o devono scalare montagne e attraversare mari senza un attimo di esitazione. Per esempio, la reporter Ayako Imoto è stata messa in una di queste gabbie citate prima per poi vedersela con un grizzly che voleva aggredirla a tutti i costi. Infatti la gabbia veniva sballonzolata qua e là, e tutto questo mentre lei filmava. Cazzo, questo è il tipo di live che piace a tutti. Numero 2. AK Bingo. AK Bingo è uno show a cui partecipa la famosa band delle Akibei 48. Praticamente ciò che devono fare è giocare a dodgeball. Chiunque però venga colpito dalla palla subisce una piccola penalità. Infatti, soltanto giocare e tirarsi la palla non poteva attirare tante persone, e in Giappone cercano sempre di trovare idee abbastanza originali. La penalità era stata inventata tempo fa e consisteva nel soffiare su un tubo di gomma dove all'interno si trovava uno scarafaggio. Le due concorrenti dovevano far inghiottire o soltanto far avvicinare alla bocca lo scarafaggio alla loro avversaria. In pratica passava per le bocche di entrambe mentre soffiavano, disgustoso e un po' sconcio, devo dire. Numero 2. Sokuri Sweets. Se dovesse capitarvi di vedere uno show giapponese dove le persone mordono ogni tipo di oggetto come se non ci fosse un domani, beh, sappiate che si chiama Sokuri Sweets. Sweets vuol dire dolce e Sokuri somiglia a. Lo scopo è quello di individuare in una stanza piena di oggetti o da altre parti qualcosa di dolce e che quindi sia anche commestibile. Ovviamente non si possono usare le mani, ma solo la bocca e il palato. Di recente a molte boy band sono state proposte partecipazioni. Ma chissà come si allenano i concorrenti prima di partecipare, magari mordono tutti gli arredi di casa per memorizzarsi i gusti. Ma, giapponesi. Numero 4. Going Going Going. È un programma giapponese creato in Canada, ma con la solita follia a cui ci hanno abituato i Giappo. In questo show, coppie di bambini e ragazzini si sfidano in varie tipologie di gare fisiche e mentali. Come per esempio portare la pizza vestiti come pezzi di pizza fino a un tavolo durante il tragitto, dove però gli vengono lanciate delle palline addosso per fare in modo che vengano buttati giù sotto una piscina. Un altro famoso gioco è una variante dei rigori nel calcio. Una alla volta i team, legati per una gamba e sempre vestiti in modo ridicolo, devono calciare la palla in rete ma con addosso occhiali che deformano la vista. Come avrete capito, una delle caratteristiche del gioco è quella di far indossare ai concorrenti costumi stupidi e divertenti per ogni turno e legarli insieme in qualche modo. Numero 5. Dero. Abbiamo visto molti concorrenti terrorizzati dalle domande di Jerry Scotti, che con il suo fare irritante chiedeva cose praticamente impossibili a dei concorrenti che vedevano i loro soldi svanire. Beh, in Giappone ci sono tipi di pressione peggiori. In questo show chiamato Dore bisogna stare in piedi su un asse di legno dentro una stanza abbastanza stretta. Chiunque sbagliava la risposta alle domande cadeva sotto, dove si trovava molta, molta acqua sporca. Quindi vincere i soldi rientrava in secondo piano, qua si rischiava davvero di prendersi un brutto raffreddore o anche peggio. Lasciate un mi piace che ci aiuta tantissimo e iscrivetevi al canale e alla nostra pagina di Facebook in descrizione per tantissimi fantastici video.